Ed ora chiudiamo questa puntata di MotorCube con la piccola Seat Mii. Sotto il cofano abbiamo un motore 1000 di cilindrata da 75 cavalli. In realtà la versione di punta è quella con sistema start and stop di serie, quindi con recupero di energia in frenata, che però arriverà più avanti, così come la versione a metano. La storia della Mii si lega indiscutibilmente alla Arosa, l'ultima Seat del segmento A scomparsa quando il progetto Lupo, griffato Volkswagen, venne cestinato. Dopo il salto generazionale della Fox, rispetto alla quale Seat non ha prodotto alcunché, oggi arriva la Mii, gemella della Up. Insomma, la classica alleanza fatta unicamente per contrastare le concorrenti del settore. La spagnola è in tutto e per tutto una Up con i tratti tipici delle piccole del gruppo Volkswagen, che riscontriamo nel marchio, nella calandra, nella fanaleria e nelle ruote, mentre i denominatori comuni sono il luogo di produzione in Slovacchia e la lunghezza di poco più di 3,5 metri. Il successo della Mii dipenderà molto dall'effetto che il nuovo design Seat saprà infondere sul pubblico. Il classico stile a freccia family feeling di casa denota il frontale, mentre il fianco e la coda rimangono gli stessi della Up. 3 livelli di equipaggiamento a disposizione, salvo arredare la propria Mii con ulteriori gadget offerti dai pacchetti opzionali Chic e Sport. Costa un po' meno di una Up, pur essendo la stessa cosa, uno dei prodigi del marchio Volkswagen. Insomma, per la città è l'ideale, piccola, comoda, facile da parcheggiare, ottima per gestire il traffico quotidiano. E con la piccola Mii, MotorCube vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre con il meglio del mondo dei motori.